Quindi? Cazzo. Forza! Prego. Sono Mourinho, la faccio. Muori! Io non voglio più essere grosso, cioè, ci ho ripensato. Ciao, sono Colmi Bucci e sono grosso. Da una parte, come potete ben vedere, c'è l'uomo più grosso d'Italia e dall'altra Andrea Presti. Allora, io ho visto che a breve farei il Mister Olimpia, no? Volevo sapere quando. 16-17 dicembre, okay. Però partiamo 3 settimane prima, perché comunque l'ambientazione è importante. Ok, io sto qua perché voglio partecipare, te lo sai, no? Al okay. Mister Olimpia, quindi andiamo. Di questo pianeta o...? No, di questo pianeta. Ok, in quale sport? Bodybuilder. Ah, ok. No, pensavo bodybuilding. Pensavo un altro. Ah, no, okay. Perché? Vabbè, no, cioè comunque ci sto no, quasi, partiamo, no? No, no, ci stai. Comunque, scusa, no? No, ma sono rimasto impressionato da subito quando ti ho visto, mai visto uno con questa. Cioè, cosa ti prova ad avere uno più grosso di te vicino? È brutto. Mi farò allenare da Andrea perché grazie, almeno... Grazie mille. Sei molto onorato, no? Molto, molto, quindi grazie. Stai per allenare l'uomo più grosso del mondo, eh? Petto e bicipiti, no? Petto e bicipiti. Vai. Anche il più grosso d'Italia fa riscaldamento? Ci cioè, mi stai a dare del secco col riscaldamento? No, no, perché sei una specie di bene da tutelare, no? Quindi certo. Facciamo le robe certo. Con calma. Spingi qua. Spingo, eh? Vai. Ok. Gomiti alti e il corso delle ripetizioni allunga sempre un po' di più. Ok. Senza fretta, non dimenticarti i gomiti. Bravissimo. Lo sai che ho perso le ripetizioni, non so quanto sto. Sono io. Sono qua apposta. 10. 11. E 12. Okay. Ok. Riscaldamento fatto, carichiamo. Okay. Ah, non abbiamo finito? Cioè, non so pronto già per Olimpia. Cioè, comunque... Quando ti senti forte da 1 a 10? Da 1 a 10? Serio? 12. Adesso, scherzi a parte, via tutto, mi devi okay. Dare il 100%. Sono 6 ripetizioni. 6. Queste 6 ripetizioni devi dimostrarmi che sono venuto qua per fare qualcosa e tu da Roma sei venuto qua per fare qualcosa. E porca puttana... Distruggili sti pesi. Forza. 1. Lento e controllato. 2. Okay. Lento e controllato. 3. Lento e controllato. 5. È una sfida. Non velocizzare, non scappare. 6, non scappare. Via. 7. Ultima, forza. Buono, okay. Ottimo, bravo. Scendi, cammina un po', non ti sciogli un attimo. Vai. Comunque bello allenamento, cioè mi vedo più. Più pieno. Andrea, guarda che hai creato. Guarda che mostro hai creato. La posizione del motociclista. De base sto su una moto, cioè. Aia. Oh. Dai. Okay. Ok. Adesso serio, concentrato. Forza. 3, 2, 1, via. 6. Via. 1. 2. Forza. 3. Forza. 4. Porco cane, 600 km per spingere. Sennò che cazzo siamo qua a fare? Forza! Una! Forza! 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 Ok. Primo esercizio. Il primo, dei 4. Io non voglio più essere grosso, cioè, ci ho ripensato. Ti piace veramente far palestra? Sì. Sono serissimo. Ho iniziato sta storia del format del grosso, poi ho detto, senti, io mi provo a iscrivere davvero. Da 5 mesi a sta parte ci ho trovato la passione. Quando ti alleni e quando finisci, che sensazione hai? Quando mi alleno, cioè proprio mi sento libero. Ok. Sto bene mentalmente. Ok. Ed è uno sfogo. L'unico problema che può avere sta roba è che quando non hai più nulla da sfogare, t'annoia. Anche se non me lo del culo, mi devo sfogare. Cioè ci vado comunque. Bravo. Pure se non me lo del culo. Mi piace. Oh. Allora questa è un'altra roba. Perché il problema di chi dice che la palestra è uno sfogo, perché quando nei periodi poi in cui stai bene non hai nulla da sfogare, non vai più. Se invece hai visto che ti piace, e ti piace vuol dire che proprio hai soddisfazione ho quando soddisfazione. Lo fai, quella sarà una roba che puoi continuare tutta la vita. E indipendentemente dallo stato di partenza, sì. Piccolo, magro, alto, grasso, certo. Tutti possono avere un fisico tanto, tanto sopra certo, le aspettative certo. Che hanno. Tutti. Ci vuole tempo, bisogna rompersi certo. Le palle. Ci sono i giorni che ti cazzi andare in palestra proprio non, ti va. Non ne hai, che il divano diventa veramente il tuo miglior amico. Sono quei giorni certo. In cui dici, ok, voglio questo, però il divano è comodo. Di mezzo ci sta la palestra, però io voglio questo. Certo. Moro il divano, vado in palestra. Io ci sono anche andato perché non mi piaceva il mio fisico. E per questo non so di che so secco, perché so grosso, però volevo diventare ancora più grosso. Il troppo non è mai abbastanza. Esatto. Sai perché io mi incazzo? Perché la maggior parte delle persone fanno passare il bodybuilding come uno sport non sano. Il bodybuilding ha aiutato milioni di persone certo. Ad accettarsi. Perché quando tu ti alzi la mattina
ti guardi allo specchio e indipendentemente se sei magro, ti fai cagare, la tua giornata come partirà? In certo, merda. In merda. Se io quando mi alzo la mattina, mi guardo allo specchio e dico sto un po' meglio, sarò più positivo durante la giornata. Incontro le persone, sono più positivo, vado a lavorare, sono più positivo. Ma se il primo input che ho la mattina quando mi guardo allo specchio è non mi piaccio, mi faccio schifo, la tua giornata è già finita. Vero. Il bodybuilding è equo. Tanto dai, tanto ti dà. Non hai disponibilità di dare nulla, non devi lamentarti se non ottieni nulla. Semplice. Andiamo. Mamma mia, mi stai a caricare, eh? Questo è il mio ruolo. Allenare qui e allenare qui. Bucci, croci. Croci? Okay. Sì, vai. Ti senti forte quanto da 1 a 10? Da 1 a 10. 12? Valuta te. Posizionati che ti prendo io i pesi. Vai. Prego, vai. Allora, cioè non perché non riesco a alzarli, è solo okay. Non me va. Hai un problema con i numeri pari. Esatto. Sì, il 40 è il numero 40 non va. Quindi Andre, diciamo, voglio fare quello umile. Perché devi essere un esempio, giusto? Esatto. Giusto. Per l'umiltà, per l'umiltà. Vai, giusto. Bisogna avere dei valori nella vita. Esatto. Su, ok, da qua. I primi due movimenti segui me. Ok. E poi sei in autonomia. Porta sempre i gomiti verso l'esterno. Bravissimo. Vado in apertura, controlla, controlla, controlla. E vado in chiusura. Quando scendi cerca di piegare meno i gomiti, ok? Ok. Vai, 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 su. Due. Bucci, porco due, spingi. Ancora due, forza. Forza, non vedo fatica. Non perché, vedo fatica. Perché 10 kg. Ah, ok. Vai da solo allora. Vai. Cioè, mi ha lasciato così? Eh? Ok, stop. Ok. Ok, Bucci, prima regola del bodybuilder educato. Ok. Qual è? Mettere via i pesi. I pesi? Ah, ok. Questi li metto allora, io. Allora, quelli che... sono anziano. Prego. Andre, mi sta squillando un attimo il telefono. Mi fai un favore? Mi sta chiamando mia madre. Grazie. La paternalità è sempre la precedenza. Grazie, grazie. E ma poi... Ma non c'è fretta, tranquillo. Ma io ho fretta. Siamo comodi. Ma sì, un'oretta al telefono di stama? Andre, mi dispiace. Sì. È sfruttamento delle persone anziane. Ah, di andare via. Ah, ok, allora te li chiamo dopo. Grazie. Signora, lo curo io suo figlio, non si preoccupi. Se non lo riconosce quando arriva a casa è normale. Merito mio, non si preoccupi. Sì, è un mio allievo, ma poi te lo faccio conoscere. Carica allora, Bucci. Piglia dei pesi da uomo. Piglia pesi da essere dotato di un pene e non di una vagina. Oggi diventerò una vagina in persona. Vabbè, questo che è? Cioè, sono i pesi per te. Quando hai i pesi in mano, concentrato, via le battute e via tutto. Via, forza. Anche perché sono liberi, quindi... Sì, forza ancora tre, con me. Non scomporti. Sì, sì, soffri in silenzio, come in chiesa. Forza, via, su. È mutilo, ne avevo un Maria. Sì. Infinita. Perfetto. Ancora uno ci sta? Su, su. Uff. Bella, va bene. Il fiatone, cioè, non è reale, eh. Bucci, vieni. Oh. Andiamo su un fondamentale. Già fatta la panca in vita tua? Questa no, sempre usato i manubri. Sempre i manubri? Sempre i manubri. Facciamo i manubri allora, dai. Bomba. Se è dura, seguire il più grosso. Sono stanco io. Ti voglio far alzare un peso. Ok. Sarà dura. Come lo alzo? Come lo alzi? Oh, non te ti fa battere da un peso, è un peso, è un oggetto. Perché sto manubrio qua io non lo vedevo dal 94. Ce la puoi fare, eh? Dai, 10 kg, ma non devono neanche esistere nel palestra 10 kg. Vaffanculo. Sto scherzando, ovviamente. Sono un fan della progressione del carico. Non è importante il peso, ma come va fatto. Vorrei usare questi, però è sempre il discorso dell'umiltà. Quante ripetizioni? Solitamente quante le fai così? E ne faccio 6 con 20. Facciamone 6. Concentrato però davvero, eh? Sì. Mi raccomando, anche perché sono liberi, quindi certo. Massima attenzione. Vado. 1. Solo pensare a spingere. 3. Ok. Spingili dritti. Non pensare di unirli. Ora una. Ok, buono. Ok. Ti si smontino le spalle se li lasci andare così.
Ah, i manubri, okay, quando hai finito, sulle cosce, okay, e davanti. Ah, sulle cosce e... ok, faccio... Se no, okay, ti ritrovo il tronco che sale, le braccia giù. Ho imparato a volerti bene in questi 20 minuti, non ti voglio, ti voglio vedere male. Quindi sensazioni? Che faccio? Sensazioni? È bello. Bello. Anche e il poi... fatto che sei bianco è bello. Mancata di ferro? Il ferro c'è. E... fatica, sto un po' faticando. Beh, il ferro... Vai. Ok. Ricordati, spingili dritti, non pensare a riunirli. Se li unisci, tricipiti e deltoidi anteriori ti fottono. Da quando cominci a soffrire sono quelli che funzionano. E adesso tutti mi metteranno in croce. Ah no, perché hai fatto morire Bucci. Sì, l'obiettivo è quello, deve morire sto uomo. Forza, altre due. Sono queste quelle che funzionano, queste quelle che fanno diventare grossi. Non quelle prime che sono delle sega al niente. Oh, forza! Sono morini, la faccio. Muori! 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 Ce la faccio! Ma con orgoglio, cazzo! Ah. Ok, chiudi qua, vai su. Portacci. Ma si muore da eroe. Tosta, eh? Non si può abbassare un po' il peso? Cioè, ho bestemmiato, eh? Posso abbassare il peso? No. Proprio manco se ti allungo 100 euro? No. Ok, 200? Sono insensibile a tutto. Cioè, non devi parlare. L'obiettivo è quello. Devo distruggerti proprio mentalmente. Mi spiace perché sei simpatico, eh? Concentrato, forza. Due. Vai. Tre. Zero parole, solo fatica. Su. Quattro. Ci sono io quando sei stanco. 5, sì, ancora una, regalamene una. Regalamene una, dai. Sì, 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 sì. Bravo. Muori in un angolo dove vuoi. Cioè, dopo questo allenamento ho tipo una quinta. E comunque, Andrea, te lo dico una cosa. Hai visto il video di quel ragazzo che gli ha fatto mettere più del dovuto? Che non ce la faceva, ok. Che pesi sono? Esistono? Butta via sta roba, carica bilanciere da uomo. 10 per parte, dai. 10 per parte, vai. Non mollo. Aggressivo, 13, 13. Sto serio, non sto scherzando. 13, su, 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 4. E quel video l'ho visto il giorno che dovevo fare petto e bicipiti. Io alzavo 7 e mezzo e 7 e mezzo. Io giuro, te lo giuro, dopo aver visto quel video, sono andato in palestra, ho messo 10 da una parte e 10 dall'altra. Oh, ce l'ho fatta. No, ma a parte scherzi, no, no, ma in realtà, che tanti hanno pensato, è stata una scenetta. No, a parte che chiunque può venire in Venom, che è la palestra dove io mi alleno, sa perfettamente che la mia indole è quella. Punto numero uno, non vado da tutti. Se capisco che una persona è in difficoltà, mi approccio in maniera differente. Certo. Il ragazzino lì, io l'avevo già puntato. Ho visto che mi conosceva perché continuava a guardarmi. E allora, dopo 35 anni che sono in palestra, so come approcciarmi. Sono andato e ho cercato di dargli quella motivazione che gli mancava, perché questo era completamente da solo. Non lo stava cagando nessuno. Era disorientato. Continuava a guardarsi intorno per dire, oh, ci sarà qualcuno che... Non c'è nessuno. Punto. Il mio obiettivo è farti capire che ce la puoi fare. Chiaro che quei 10 per parte per lui erano tanti, però da 3 e mezzo, certo, a 10 ne ha messi 7. Ho iniziato la settimana 7 e mezzo, 7 e mezzo, ho visto quel video, oh, sono andato là, ho detto, senti, ci provo. Ci ho provato e ci sono, certo, riuscito. Questo è l'obiettivo, di dare uno stimolo. Visto che hai il peso che fai già, non devi pensare, okay, devi solo tirarlo su. Ok. Il tuo obiettivo è guardare negli occhi me e dire, adesso ne faccio 3, 5, okay, 10, quelle che arrivano. Ci sono io a darti una mano. Okay. 3, 2, 1, via. Quattro, sono 10 per parte, eh. 5, sì, ne arrivano 8 comode. E questa volta non c'è nessuno a dargli una mano, ma lui faceva 7 e mezzo. 8, da solo ancora, ne fa 10. 9. 10. Poi venite a parlarmi di pedagogia, di quello che volete. Ma forse se non avessi visto quel video, 10 non li faceva. E adesso, se lavorassimo sulle 6, anche 12 e mezzo riesce. Bravo. Dai. Bel lavoro. Grazie a quel video, raga, vi giuro. Le persone vivono di imitazione. Una cosa che non la sai fare, la guardi da qualcuno che è capace di farla e provi anche tu. Certo. Quando poi hai acquisito, viaggi da solo. Se tu sei convinto che 5 è pesante e non arriva nessuno a dirti mi hai provato 7 e mezzo, vero, mi hai provato 10, tu per tua natura rimarrai sempre fisso lì, perché la natura dell'essere umano è quella di adattarsi.
sono comodo a 5. Vero. Io continuo a 5. Deve venire uno a dirti, oh, 5, basta, 7,5, muoviti. Ma deve esserci uno che ti dice, ciccio. Quindi, se non ce l'hai, rimani sempre lì. Nessuno da zero ha l'indole di superare il proprio limite. Non ce l'ha nessuno. Deve essere qualcosa da fuori. Lo stimolo, la scommessa, il preparatore, la voglia di rivincita contro quelli che ti hanno sempre detto non ce la fai, sei un perdente, non sei in grado, lascia stare. È sempre un motivo scatenante che ti porta, certo, a superare il limite. Ma anche il più grande campione, in un momento della sua carriera, ha dovuto avere la motivazione da fuori. Perché capita un momento in cui sei disorientato, ti senti debole. Deve esserci da fuori. Io per quel ragazzo sono stato con la motivazione. Dai. Vai. Quanti riescono? Una. Questa è la tua ultima serie con me oggi. Dimostrami che sono venuto qui per qualcosa. Chiacchierare abbiamo chiacchierato. Fammi vedere, almeno veramente di arrivare alla tua morte. Alla tua fine, alla fine. Tutto quello che hai. Se ti fermi giù, fermo. Tre respiri. Via, up! E ancora una. Up! E ancora una. Up! E ancora una! Bravo, bella. Mo, Mister Olimpia, me può aspettare? Impressionante. Oh, Andre. Sono contento, bravo. Madonna. In bocca al lupo per l'Olimpia, oh. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto a te. Grazie. Questa, sta mentalità, sempre. Sempre, sempre. Dai.